1000 partecipanti tra atleti FIDAL, Rancard e Liberi. Se non è un record, poco ci manca per l'ottava edizione della Capurso in Corsa, organizzata dall'associazione sportiva Bioambre New Age Capurso del presidente Vito Cassano, appuntamento valido come quarta tappa del trofeo Terra di Bari di corsa su strada. Un fiume di atleti che si è snodato su un percorso di 10 km partendo dal santuario della Madonna del Pozzo e tagliando il traguardo nello stesso punto dal quale si è mossa la gara. Poco più di 30 minuti di tempo per i migliori in questa disciplina sono serviti per chiudere la competizione, a cominciare dal vincitore, il marocchino Abdessam El Yagoubi, un Rancard per la precisione, capace di percorrere 10 km in 31 primi e 36 secondi. Giovanni Aucello del gruppo sportivo Cosenza K42 si è piazzato al secondo posto con il tempo di 31 e 13, mentre Luigi Catalano, portacolori dell'Atletica Pro Canosa, ha ottenuto il terzo piazzamento con il tempo di 33 e 10. Compagna di squadra di Catalano è la vincitrice in campo femminile. Francesca Riti ha chiuso la gara in 40 primi e 50 secondi, staccando di appena 16 secondi Roberta Menolascina della Strarunners Bari e Stefania Antonaci dell'Atletica Adelfia, che i 10 km li ha percorsi in 42 primi e 12 secondi. Con Francesca ci rivediamo tra pochi.